Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di alcune delle principali patologie che sono di competenza del gastroenterologo e lo faremo insieme al professor Andrea Lepri che è in collegamento con noi da Roma. Buonasera professore, benvenuto. Buonasera signorina, buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera a lei, professore. Quindi una delle malattie di cui spessissimo si sente parlare è proprio la malattia da reflusso gastroesofageo, professor Lepri. Che cos'è questa malattia e che cos'è l'esofago di Barrett? Allora, la malattia da reflusso gastroesofageo, penso che tutti ne abbiano sentito parlare o l'abbiano comunque conosciuta personalmente, è molto diffusa. E diciamo che principalmente i pazienti vanno dagli otorini, cioè la più alta frequenza di disturbi sono della gola, dell'orecchio, addirittura una sinusite. Quindi spesso, frequentemente, i pazienti con reflusso gastroesofageo arrivano prima dall'otorino e poi solo in seconda istanza arrivano dal gastroenterologo. Consideriamo che i sintomi ex esofagei della malattia di reflusso sono circa il 10% dei sintomi propri della malattia da reflusso. Gli altri sintomi sono specificatamente gastroenterologici, cioè il dolore epigastrico, la nausea, un senso di disagio nella digestione, il gonfiore, eccetera. Il 50% circa però dei pazienti affetti da malattia da reflusso hanno tosse, una tosse ciclica, una tosse stizzosa, una tosse fastidiosa e per cui sempre dall'otorino vanno e dopo arrivano dal gastroenterologo. I fattori di maggior rischio per la malattia da reflusso gastroesofageo sono noti, sono l'obesità, il fumo, la cattiva alimentazione. La non attività fisica, sono tutti quei, diciamo, quei vizi che purtroppo per un motivo o un altro sono presenti nella nostra società. Certamente ci sono la malattia da reflusso, in alcuni casi può diventare una malattia più grave e spesso mi arrivano i pazienti con diagnosi di esofago di Barrett che hanno letto su Google o su Yahoo o su qualsiasi altro social che la malattia è una malattia estremamente grave. Cominciamo a dire che questo non è del tutto vero. L'esofago di Barrett è sicuramente una patologia importante che colpisce solo l'1,3% della popolazione in Italia ed è vero che aumenta il rischio di tumore dell'esofago tra 30 e 120 pazienti associati a esofago di Barrett possono andare incontro ad una alterazione grave dell'esofago. Ma adesso questo praticamente non succede più. Cioè siamo in grado non solo di controllare, ma di curare questa malattia. E credo che questa sia la cosa più importante. Se vuole, poi le spiego come. Molto volentieri, professore, per favore. Allora, una volta individuata la malattia di Barrett, che purtroppo si può individuare solo facendo una gastroscopia e applicando il protocollo di Shuttle, che vuol dire di fare delle biopsie sui quattro quadranti dell'esofago. In questo modo noi siamo sicuri di individuare la malattia e il grado di malattia, perché questa è la cosa più importante. Se troviamo un'alterazione della mucosa con una sostituzione delle cellule dell'ultima porzione esofagea e quindi vedremo scritto sull'esame istologico metaplasia intestinale, non ci dobbiamo agitare per niente. Dobbiamo controllare a distanza di 6 mesi, un anno, questo secondo il paziente, secondo dove siamo, ci cominciamo così a preoccupare maggiormente se troviamo la parola displasia, che sembra una parolaccia, in realtà ci indica un'ulteriore alterazione della mucosa esofagea che può essere di vario grado, lieve, moderata, grave, fino anche ad arrivare all'adenocarcinoma in situ. Fino a questo punto noi possiamo intervenire, cioè se troviamo una displasia e quindi un'alterazione che va verso il tumore dell'esofago nel paziente, siamo in grado con le nuove tecniche che ci sono a disposizione. In realtà ci sono 3 modi per poter intervenire. Cosa facciamo? Solleviamo la mucosa esofagea
adesso non le spiego i particolari che non ha molto senso in televisione, e con un gas con l'argon plasma possiamo completamente eliminare la displasia, e cioè l'alterazione, le cellule cattive presenti nell'esofago, con risultati direi ottimali. Beh, professore, innanzitutto grazie, perché lei è stato veramente rassicurante. La gastrite, altra malattia molto frequente di cui tantissimo si sente parlare, che cos'è? La gastrite che cos'è? È una bella domanda questa che ci poniamo tutti i giorni nei nostri studi di gastroenterologia. Chiaramente è un'alterazione della funzionalità dello stomaco, spesso ma non sempre associata a un aumento della produzione dell'acido cloridrico. Cioè, tutti pensano che le gastriti siano legate alla presenza di acidità, di reflusso, di gonfiore, cioè, in realtà questo non è vero. Le gastriti sono di diverso tipo, adesso per fortuna lo sappiamo con molta chiarezza. Partiamo dalla più classica, che è la gastrite da Helicobacter pylori. Questo batterio, scoperto casualmente alcuni decenni fa, contemporaneamente in Australia e negli Stati Uniti d'America, è un batterio veramente antipatico, perché ha un piccolo gancio, un piccolo uncino, e si attacca tra le giunzioni strette, e cioè tra una cellula e l'altra, per farla semplice, e lì sta, così aumenta, distrugge il film di protezione della mucosa gastrica, e quindi ci dà una serie di sintomi legati appunto alla quella che noi chiamiamo dispepsia, alla cattiva digestione, al gonfiore, al senso di nausea, alla bocca amara appena svegli la mattina, cioè tutti quei sintomi presenti che possono essere vari e diversi da paziente a paziente, ma soprattutto, sia pure in una percentuale assai bassa di casi, può provocare un tumore gastrico. Quindi chiaro che la ricerca dell'Helicobacter deve essere una priorità. Purtroppo non abbiamo una terapia che è una terapia con importante, con una serie di antibiotici, non solo con uno, e purtroppo non c'è niente che ci dice che al 100% lo possiamo eradicare, però dobbiamo assolutamente provarci per evitare i rischi. Questo per quanto riguarda l'Helicobacter. Poi ci sono gli altri tipi di gastriti, che possono essere gastriti sia acide ma anche miste, cioè gastrite basiche, che sono legate, che sono un po' complicato ma mi piace spiegarlo come faccio a lezione, dal reflusso di bile, diciamo così, di succhi bilio-pancreatici, dalla parte finale, dal duodeno, cioè dopo lo stomaco, risale la bile che va nello stomaco e basifica, modifica la normale acidità dello stomaco. Lo stomaco non gli piace, dice no, che schifo questa cosa, no, e che fa? Produce ancora acido cloridrico per restare ancora con un pH, parola complicata, ma vuol dire solo la quantità di acidità presente nello stomaco, e quindi abbiamo una gastrite basica, una gastrite mista acido-basico, e poi ci sono altri tipi di gastrite particolari, come quella gassosa, in cui c'è quello scomodo sintomo che è l'eruttazione, che sicuramente non è piacevole e socialmente assolutamente deprecabile per tutti noi. Quindi parliamo di gastriti, in realtà dovremmo, la situazione è un pochino più complessa di quello che potrebbe sembrare. Non direi molto di più, perché poi la terapia è personale, la dieta assolutamente fondamentale, però una cosa la voglio dire a tutti. La cosa importante nella gastrite è quella di seguire assolutamente poche regole ma precise. Uno, mangiare con calma, stando seduti a tavola, masticando bene e non stendersi mai subito dopo i pasti, perché questo provoca un blocco della digestione, un rallentamento della digestione. Quindi questa regola deve essere una regola assoluta, che dico come un mantra a tutti i pazienti, e soprattutto quasi sempre le donne non sono in grado di poter far questo, perché i bambini, i figli da casa eccetera, hanno più difficoltà ad poter, soprattutto con bambini piccoli, a poter garantirsi queste poche regole ma importanti.
Il tumore del colon, professor Lepri, c'è modo per fare della prevenzione? Assolutamente sì, io volevo dire che nel 2022 in Italia ci sono stati 48.000 casi in più, che sono 20.000 casi in più di quelli che ci sono stati nell'anno precedente. È il terzo tumore presente in Italia dopo quello della mammella e del polmone, per pochi casi. In Italia facciamo una prevenzione basata su soft test, cioè sulla ricerca del sangue occulto nelle feci dopo i 50 anni. Per carità, è un test interessante, un test utile, costo-beneficio utilissimo, ma io consiglio a tutti i miei pazienti, dove possibile, dopo i 50 anni, di fare una colonoscopia. Il tumore del colon purtroppo è asintomatico, se non diventa sintomatico molto tardivamente. Quindi sarebbe utile per tutti, dopo i 50 anni, fare una colonoscopia. È uscito adesso un nuovo lavoro per quanto riguarda la familiarità del tumore del colon retto, che è molto interessante perché in realtà nei pazienti con familiari di primo e secondo grado, ma soprattutto di primo grado, genitori, nonni, zii, che hanno avuto purtroppo una neoplasia dell'intestino, il rischio sicuramente è maggiore, ma è molto meno di quello che pensavamo. Quindi è uscito questo lavoro che ci dice che c'è un aumento, ma è solo, è del 26% solo, forse non è proprio la parola giusta, ma è molto meno di quello che pensavamo un tempo. Quindi sì, c'è familiarità e quindi i pazienti che hanno genitori, zii, comunque parenti di primo grado con un tumore del colon devono sottoporsi a colonoscopia molto prima di quanto, quindi molto prima dei 50 anni. Anche perché purtroppo sono aumentati i tumori e i polipi del colon che possono poi in alcuni casi cancerizzare nei giovani. Questo è un nuovissimo aspetto che soprattutto è stato studiato negli Stati Uniti, ma purtroppo anche in Italia ci accorgiamo che c'è un aumento dei giovani pazienti con polipi intestinali. Non sappiamo ancora perché c'è questo aumento, però c'è e quindi ci dobbiamo confrontare con questo. Quindi solo la colonoscopia purtroppo per ora ci può dare una certezza. Quindi colonscopia. Cosa sono, dottore, le coliti aspecifiche e che cosa significa avere il colon irritabile? Ah beh, il colon irritabile è una delle malattie più diffuse in assoluto. In Italia si pensa che colpisca tra il 10 e il 30% della popolazione sopra i 50 anni. Quindi diciamo che mediamente non è una malattia dei giovanissimi, anche se i disturbi della defecazione, la stitichezza, è sicuramente un disturbo che colpisce anche i giovani. Colon irritabile in realtà è una malattia legata principalmente a una somatizzazione, quindi chiaramente correlata all'alimentazione stessa, ma per paradosso anche chi mangia troppe fibre può avere un colon irritabile, quindi bisogna fare una dieta e come sapete la dieta mediterranea ormai è stata rivalutata in tutto il mondo, non solo appunto in Italia, in cui abbiamo una serie di disturbi assolutamente diversi da paziente a paziente, cioè possiamo avere stipsi, alto alterno, cioè a volte diciamo stitichezza, a volte no, solo stitichezza, dolori, fastidi, con anche vere e proprie piccole coliche. Noi come curiamo questa malattia? Chiaramente cominciamo con una modifica dell'alimentazione, e poi con l'uso di farmaci di vario tipo, c'è chi usa i probiotici, chi dice che i probiotici non servono a niente, diciamo c'è un po' così di alternanza di idee negli anni. E la cosa, ci sono però delle diete specifiche, una si chiama FODMAP e potete trovarlo ovunque su internet, che può sicuramente aiutare i sintomi della colite del colon irritabile. E, uscito adesso recentemente un lavoro americano sul colon irritabile che dice una volta fallita la dieta, una volta falliti i probiotici, una volta falliti tutti gli altri farmaci che abbiamo per far passare, per migliorare la motilità e far passare i dolori, bisogna usare antidepressivi maggiori. Noi siamo un po' scettici
psichiatrici, nel senso che gli antidepressivi maggiori sono quelli che usano gli psichiatri, però il lavoro è veramente molto interessante, fatto bene, quindi ci dobbiamo, diciamo così, dobbiamo capire se anche in Italia in quale pazienti può essere utile usare questi farmaci. Ma non sempre la diagnosi colon irritabile è così semplice, così scontata. Lei ha citato le colite specifiche, e in effetti i sintomi tra colon irritabile e le coliti cosiddette aspecifiche sono molto simili. Noi di coliti conosciamo bene tutti il morbo di Crohn, la rettocolite ulcerosa, malattie purtroppo di tipo autoimmune, sono molto difficili per i pazienti che comunque adesso hanno ottime cure, ma ci sono tutte queste altre coliti con una mucosa assolutamente normale, quindi con una lesione microscopica dell'intestino. Anche lì, quando tutto è fallito, le terapie, il paziente sta male e così via, facciamo una colonoscopia e dobbiamo fare delle biopsie cosiddette random, quindi di tutto l'intestino, e l'istologo ci dirà che cosa ci troviamo di fronte. Allora, ci troviamo davanti a una mucosa che è microscopicamente alterata, e cioè c'è una importante alterazione della permeabilità, diciamo in maniera più semplice, perché sennò nessuno può capire quello che dico, e cioè gli scambi tra l'intestino, tra la mucosa intestinale, l'interno e l'esterno, dove è importante per l'assorbimento di tante sostanze, non avviene più in maniera adeguata. E quindi qui le terapie, per fortuna, tutte queste coliti, che non siano Crohn e rettocoliti, sono coliti benigne. Però la terapia è completamente diversa rispetto al colon irritabile. Benissimo, professor Lepri, io non so come ringraziarla, è stato un immenso piacere ascoltarla e invidio i suoi allievi che hanno l'opportunità di ascoltarla e di apprendere da lei. Grazie professore, a presto. Grazie a lei, buonasera. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.